su parecchi avvii di gara. Moltino ha lasciato campo aperto agli avversari, intanto segnando passivi abbastanza pesanti subito all'inizio, quindi che poi sono tutte occasioni che vengono concesse agli avversari e che condizionano poi il proseguo della gara. Vediamo intanto Molteno che si presenta con la squadra al completo. C'è una novità, a dire il vero. Vediamo Gioele Mella numero 9 ala sinistra, in questo caso sostituisce il Esteban Alonso. Convenevoli di rito per l'inizio della gara, poi Marco Knezevic centro, laterale destro Daniele Soldi, Carlo Sperti alla destra, Andrea Dall'Aglio pivot. È cominciata la gara, primo attacco da parte di Molteno e prima rete di Daniele Soldi, una rete, bella rete, bel tiro sotto mano di Daniele Soldi da una posizione per lui assolutamente inusuale, quindi laterale, ma laterale direi pronunciato, laterale sinistro pronunciato. Prima rete quindi per Daniele Soldi, vantaggio Molteno. Recupera, ecco un'altra palla recuperata da Molteno. Siena ha iniziato un po' probabilmente contratto. Attenta la squadra di Molteno, recupero di palla, quindi secondo attacco, seconda possibilità per Molteno di violare, di minacciare la porta toscana. Una curiosità anche rappresentata da Vujic, che però si è fatto intercettare una palla abbastanza semplice, che Gaeta. Molteno intanto di nuovo in rete. Gaeta aveva intercettato ed era andato. Replica di Molteno molto rapida, e quindi 2-1 per Molteno. La partita è già scoppiettante, insomma sono 2 minuti e mezzo di gara, punteggio di 2-1 per i padroni di casa, per Molteno. Marocchi, Nikocevic e Marocchi sono stati, ricordiamo, i due mattatori della gara contro Bolzano, 20 gol in 2. La palla recuperata ancora da Molteno con Marco Knezevic e Daniele Soldi a incrociare. Molteno ha rallentato l'azione offensiva dopo un tentativo quantomeno di seconda fase. Marco Knezevic palesemente trattenuto. Cartellino giallo per Marocchi, Paolo Marocchi. Sperti e Soldi scambiano sulla parte destra, ora ancora contropiede, attenzione Pasini, contropiede, paratona di Gabriel Randes, paratona, contropiede abbastanza comodo per Pasini, ma ci ha messo una pezza il portiere moltenese, dimostrando di ben meritare intanto l'arbitro, sospensione, fermo del tempo per la pulizia del campo, c'è qualche evidentemente problema di problema con la tenuta con la sicurezza dei giocatori nel campo. Si riprende,
tenta Carlo Sperti una un'entrata in scavalcamento, bloccato dalla difesa toscana. Questa volta due minuti, si è sentito proprio materialmente. Marrocchi ha esagerato nella tentativo di fermare Daniele Soldi. Si è proprio sentito l'intervento di Marrocchi. 2 minuti quindi superiorità numerica per Molteno. Vediamo se sarà in grado di sfruttare questa opportunità. Sempre Knezevic, questa volta però ha frettato un tiro forse un po' forzato che Liban ha intercettato sulla sua destra, sul palo basso alla sua destra. Non c'è l'extra player da parte di Siena, che decide di tenere il portiere, di tenere Liban tra i pali, e quindi attacco Siena con un effettivo in meno. Vediamo, cercherà evidentemente di far trascorrere questi 2 minuti senza troppi danni. Questa volta ottima rete da parte di Pasini. Due pari, quindi il Siena è riuscita addirittura a creare superiorità numerica con un uomo in meno. Carlo Sperti, ottimo servizio da parte di Marco Knezevic, passaggio diretto terzino ala. Carlo Sperti è riuscito a infilare Liban, 3-2, un gol pari sulla superiorità numerica di Molteno. Quindi in realtà sinora Molteno non ha usufruito, non ha beneficiato della superiorità. Vediamo l'ennesimo attacco da parte di Siena. Questa volta Casa non sbaglia. Questa volta Casa non sbaglia. Non è scalata la difesa di Molteno, si è visto subito. Quindi tre pari, male questa gestione da parte di Molteno. Ormai la superiorità numerica è terminata, gestita non bene, due reti subite e una fatta, quindi esattamente il contrario di quello che dovrebbe succedere, però si riparte. Fallo da parte della difesa di Siena su Marco Knezevic. Daniele Soldi in doppio appoggio. Paratona ancora dall'angolo chiuso. Gaeta ha tentato di superare Gabriele Randes, niente da fare. 4-3 per Molteno e palla in avanti a Molteno. Sta giocando meglio Molteno con la parità numerica, paradossalmente, rispetto a quanto ha fatto sinora nei 2 minuti di superiorità. Vediamo ora ancora Molteno che manovra con Vujicic. Rete di Vujicic, ancora un tiro in doppio appoggio, nulla potuto Liban. 5-3 per Molteno. Gli arbitri avevano segnalato il passivo e quindi il conteggio dei passaggi, ma Vujicic ha effettuato un ottimo tiro sotto mano dai 9 metri, nulla potuto Liban. E Siena ritorna in attacco, sotto però di passivo di 2 gol per Siena. Palla sfuggita a Nikočević, ma recuperata dai compagni.
Buona la difesa moltenese con Gioele Mella e Daniele Soldi che fermano Krasnik Kasa. Nikosevic, traversona di Nikosevic, stavolta Gabriele Arandes era battuto, ma la traversa ha fermato la conclusione. Nikosevic tentativo di Marco Knezevic, stoppato in angolo da parte della difesa bianconera di Siena. Curiosità ancora, i pivot non hanno ricevuto palla, hanno giocato più di appoggio per i compagni esterni. Questo su entrambe le squadre, curiosità, dopo 10 minuti circa di gioco. Nikosevic su Daniele Soldi, 9 metri. Attenzione, un altro fallo evidente. Se la cava la difesa di Siena, questo quantomeno sospensione del tempo, altra necessità di pulizia del campo. Stavo dicendo, questo pareva quantomeno un'ammonizione, un cartellino. C'è molta attenzione da parte dei direttori di gara, questo l'abbiamo notato un po' in tutte le gare, e ovviamente corretto, insomma, su questi particolari che possono essere fastidiosi e determinare anche dei problemi ai giocatori. Ancora Daniele Soldi, questa volta ottima l'azione di Marco Knezevic. Daniele Soldi è entrato, però bella parata di Leban, Alessandro Leban, che risponde. Ancora Nikosevic, che ha forzato il tentativo di Gioele Mella. Gioele Mella, passi dall'ala, un'ala assolutamente ampia. Strana la posizione di Gioele Mella in ala, io personalmente non ricordo di averlo mai visto giocare ala, ma evidentemente Onelli lo sta preferendo al momento a Esteban Alonso. Taglio dietro la difesa di Pasini, assolutamente. Attenzione, dall'aglio. Dall'aglio per il sesto gol di Molteno. Parlavamo dei pivot, un taglio da parte di Siena. Carlo Sperti si è proprio dimenticato il suo avversario, e quindi da pivot è riuscito a realizzare subito dopo dall'aglio per Molteno. Ancora 6-4 più 2 per i padroni di casa. Questa volta a casa, cambio di direzione vincente. Cambio di direzione vincente, e quindi 6-5, accorcia le distanze Siena. Dopo 12 minuti di gioco, ancora Carlo Sperti, pallonetto assolutamente fuori. L'angolo era anche buono, ma rete stavolta Gaeta non sbaglia dall'ala. Molteno ha sprecato un'occasione con Carlo Sperti sul ribaltamento di fronte. Gaeta ha impattato per Siena, quindi parità, 6 pari. Errore abbastanza evidente da parte di Carlo Sperti, che ha alzato un pallonetto e finito addirittura fuori dallo specchio della porta. Quindi contropiede gol di Siena. Ancora Marco Knezevic, combinazione Sperti Knezevic,
Carlo, un po' velleitario questo tentativo, non aveva grosse possibilità tra Pasini e Nikocevic, ha conquistato i 9 metri. Tiraccio di Aleksandar Vučinić, palla di nuovo a Siena, questi sono gli errori che Molteno non deve commettere. Taglio in area, per fortuna, fortunatamente per Molteno Bargelli ha preso posizione violando l'area dei 6 metri, quindi gli arbitri hanno sanzionato il taglio in area, perché la palla era finita, lui c'era una ghiotta opportunità. 6 pari dopo 14 minuti di gioco. Qualche errore da parte di entrambe le squadre, la partita non è male, non è... Daniele Soldi, oggi sembra in serata particolare. Leban assolutamente spiazzato, ha piazzato un siluro sull'incrocio alla destra del portiere, niente da fare per Leban, quindi 7-6 per Molteno. Buon inizio da parte di Daniele, buon inizio. La difesa di Molteno adesso deve un po' però risistemarsi, resettare. Ecco, attenzione, Gioele Mella, pallaccia di Gioele Mella che ha rinunciato al contropiede. Casa ancora in entrata, stavolta doppio palo, traversa palo di Casa, non fortunato il laterale di Siena su una palla servita in realtà dall'ala. La difesa di Molteno è sembrata ancora una volta un po' sorpresa da questa combinazione di Siena. Ripetiamo però la palla velenosissima persa da Gioele Mella sul contropiede. Rete di Marco Knezevic, prima rete di Marco Knezevic. Attenzione, più 2 per Molteno. Rigore. È probabilmente anche un 2 minuti. Anche un 2 minuti per David Grigic. Ma insomma, 2 minuti mi sembra abbastanza severo, rigore c'è, perché in questi casi il pivot riesce a segnare oppure 7 metri, insomma non c'è alternativa. I 2 minuti sembrano effettivamente un po' severi. Comunque, Nikocevic e Gabriele Randes. Nikocevic non sbaglia. Sette Siena, 8 Molteno. Molteno invece opta per l'extra player, quindi Gabriele Randes fuori. No, controordine. Torna Gabriele Randes, quindi non c'è extra player da parte di Molteno. Assolutamente fischiato passi. Questa è un'assurdità. Aveva addirittura subito fallo Redaelli, ma evidentissimo, non può essere. Ancora una decisione arbitrale, francamente. Niente, Nikocevic, ma stiamo vedendo un frangente lo stesso Marco Knezevic all'arbitro. È abbastanza, perdonatemi, è un frangente abbastanza curioso, insomma. Ci sono state decisioni da parte del direttore di gara, è francamente incomprensibile anche questa entrata di Nikocevic, che si è addirittura fermato, si riparte come se nulla fosse, quindi Redaelli al posto di Vučinić, Andrea Dall'Aglio e Marco Knezevic intanto scambiano. Ancora Knezevic, gran gol di Marco Knezevic, Leban nulla da fare. 9-7 per Molteno.
9-7 per Molteno. Avevamo accennato all'inizio, la curiosità era proprio quella di vedere quale sarebbe stato l'approccio della gara da parte di Molteno. Mi pare di poter dire che è stato un approccio assolutamente positivo. Siena è rimasto abbastanza sorpreso. Ah, questa volta ancora Pasini. Pasini sta mettendo in difficoltà Carlo Sperti, quale ha chiuso forse eccessivamente. Andrea Brambilla, chiedo scusa, perché stavolta è stato Andrea Brambilla che ha sostituito Carlo Sperti a lasciarsi sorprendere da questo passaggio in ala abbastanza, posso dire, abbastanza scolastico. Ecco. Tiro di Molteno respinto, Andrea Brambilla stava recuperando palla, è stato anticipato con un'invasione da parte della difesa senese. Palla ancora Molteno che può ancora bellissimo gol di Redelli, ottima azione da parte di Redelli, ottimo fondamentale, tiro in doppio appoggio, molto bello. Sempre più due per Molteno. Più due per Molteno. Bello, davvero bella la conclusione di Giacomo Redelli, che ha in questo fondamentale uno dei suoi punti certamente di forza. Ah, Nikočević è entrata sulla destra di Gabriele Randes, il quale aveva intercettato, dire, sfondamento fischiato a Sperti, e Bargelli impatta. Peccato, Molteno si è fatto recuperare due gol in 10 secondi. Anche su questo sfondamento, beh, forse qualche perplessità. Ora, l'arbitraggio nella pallamano è davvero, come dire, è davvero un lavoraccio, voglio dire, i contatti sono ammessi, quindi entro certi limiti, quindi andare la discriminante è sempre molto labile, insomma, tra l'infrazione di uno e il fallo dell'altro, insomma. Quindi ci sta anche che non ci sia una unanimità di consensi sull'operato dei Fortiga, ma questa è una casa, due minuti per casa, fallo su David Gligic, ancora una superiorità numerica per Molteno, vediamo se questa volta i padroni di casa riusciranno a gestire meglio questa parte di gioco che li vede in superiorità. Buono anche l'inizio di Marco Knezevic, non tanto e non solo per le realizzazioni, ma per il movimento, per la direzione. Ecco qua Daniele Soldi, altro gran gol di Daniele Soldi. Davvero oggi in giornata, sorpreso questa volta sul primo palo, sul suo palo, sorpreso Leban sulla sinistra. Molteno ancora avanti, ha sprecato Molteno purtroppo purtroppo per loro, ma hanno sprecato due gol di vantaggio che erano un bel tesoretto in 10 secondi, quindi ancora Bargelli, questa volta Redaelli non è riuscito a tenerlo. Parità da parte di Bargelli, quindi impatta la gara. Siamo al 21:30, 11 pari.
Andrea Brambilla, angolo molto largo, ma questa volta Pavania che ha sostituito Leban si è spostato addirittura in anticipo Pavano, ma Andrea era già partito sul secondo palo, non c'è stata possibilità. Ancora una volta, ecco, vedete, paradossalmente Molteno sta gestendo la superiorità numerica, ma in modo scellerato ancora Pasini. Ora è tornata la parità numerica, ma forse per Molteno sarebbe meglio non giocare con la parità numerica. È stata assolutamente deleteria. Intanto 12-11, primo vantaggio da parte di Siena. Ora Daniele Soldi. Gran gol Marco Knezevic, gran gol di Marco Knezevic, ancora da sotto, gran gol, parità, 12 pari. Questo è un evidente fallo che gli arbitri non hanno sanzionato. Ora adesso sinceramente cominciano ad essere un po' tanti gli episodi su cui come dire, c'è qualche perplessità. Questo era un fallo evidente su Daniele Soldi, fallo in attacco evidente. Niente, 13-12 per Siena, si riparte al 24esimo. Questa volta sì, è stata una palla persa male da Daniele Soldi e consegnata a Siena. Gli arbitri hanno fermato intanto la gara per dare la possibilità a Nikočević di uscire. Niente, Siena riprende a questo punto la fase offensiva, 13-12 per gli ospiti. Ah, questa volta a casa non sbaglia. Terza rete per lui, 14-12, stavolta più 2 Siena. Vediamo se Molteno saprà reagire a questa primo doppio svantaggio. Con Redaelli che però recupera la palla miracolosamente, Redaelli poi se la fa stoppare, ma almeno recupera insomma l'azione offensiva. 9 metri per Molteno che può ricominciare, azione un po' confusa, errore di ricezione di Giacomo che poi è riuscito però a recuperare. Questa volta laterale per Molteno sul tentativo di scambio. Time out richiesto da Onelli e quindi ci sentiamo tra un minuto. Bene, gli arbitri stanno richiamando le squadre in campo dopo la sospensione
il time out richiesto dall'allenatore del Molteno, Salvatore Onelli. Quattro e trentasette al termine. Vediamo se Molteno riuscirà a recuperare il gap. Sarebbe per i ragazzi di Molteno, sarebbe importante andare a riposo con un vantaggio, con un punteggio sostanzialmente di parità o comunque senza eccessivi danni. Ah, bellissimo gol ancora di Daniele Soldi. Oggi Daniele Soldi è sesta rete personale per lui, è in giornata particolarmente favorevole, quindi 14-13 per Siena che imposta la nuova azione offensiva, ma ripetiamo, bella prova intanto sicuramente in questa prima frazione di gioco da parte di Daniele Soldi. Rete di Bargelli che recupera una palla davvero complicata, la recupera e la mette alle spalle di Gabriele Arandes, che nulla ha potuto diciamo che la parte alta della porta, la parte preferita di Bargelli, è già Samuele Riva. Intanto Samuele Riva, primo gol per lui, ben servito da Giacomo Redaelli, che è entrato con un piglio direi diverso rispetto a Aleksandar Vujinic, più lento. Intanto time out richiesto anche da Branko Dumnic. 15-14 per Siena, ci sentiamo anche qui tra un minuto. Qualche secondo ancora a disposizione dei due coach per le ultime raccomandazioni, ragionevolmente, fino alla chiusura di questo primo tempo. Palla in avanti per Siena, che ha la possibilità di portarsi sul doppio vantaggio. In ogni caso direi buona prestazione da parte di Molteno, quantomeno in fase offensiva. Forse in difesa 15 reti subite finora sono francamente un po' troppe, alcune delle quali, con tutto rispetto e pur parlando di una squadra avversaria come Siena, quindi insomma, particolarmente importante. Superiorità numerica ancora, bravissimo Gabriele Hernandez, bravissimo stavolta ancora Bargelli. Avete visto, lo dicevamo prima, ha come preferenza la parte alta del busto del portiere, quindi ha eseguito 4-5 tiri, i primi sono andati a segno. Questa volta Gabriele Hernandez è stato reattivo e è riuscito ad intercettare con la spalla il tentativo di conclusione da parte del pivot senese. Ora Redaelli, Daniele Soldi tenta, bravo Gabriele Randes, grande azione di Gabriele. Ora Molteno giù correttamente, Daniele Soldi ha preferito subire fallo ad un tentativo di proseguire l'azione, sarebbe risultato abbastanza velleitario.
Molteno può riprendere quindi con maggiore tranquillità l'azione offensiva. Giacomo Rodelli che è entrato con, ha avuto un buon impatto sulla, questo era sicuramente un fallo su un fallo errore da parte di Siena ed eccolo qua Marco Knezevic, non sbaglia. 15 pari, un minuto alla fine, ottimo recupero da parte di Molteno che dopo essere stato in vantaggio di due reti è passata a subire la pressione di Siena che si era portata negli ultimi minuti a sua volta in vantaggio per due reti. Ora recupero, 15 pari, 40 secondi alla fine e vediamo un po' cosa riusciranno a imbastire i ragazzi di Siena. Ancora Gabriel Hernandez, tentativo secondo me affrettato da parte di Siena, a 30 secondi alla fine ha dato danno la possibilità a Molteno di impattare per l'ultima palla di questo primo tempo. 20 secondi e Molteno ragionevolmente andrà al tentativo di conclusione sul fischio della sirena per non dare la opportunità a un tiro siluro di Marco Knezevic. La palla finisce dietro, niente da fare per il portiere di Siena. 15 pari, fischio della sirena, ottima gara finora, tutto si giocherà nella seconda frazione di gara, ci vediamo tra 10 minuti.
Pronto? Bentornati, bentornati sempre in diretta dal Palazzo San Giorgio di Molteno per il secondo tempo dell'incontro di Serie A Beretta, massima divisione di pallamano, massima divisione italiana di pallamano, Serie A Beretta. Punteggio 15 pari, come potete vedere dal tabellone e dalla sovrimpressione, 15 pari, Molteno Siena, bel primo tempo, che entrambe le squadre hanno ben interpretato, direi un primo tempo, un pareggio meritato da parte di Molteno che, ricordiamoci, affronta una delle prime della classe, Siena, e quindi tutto rimandato a questa seconda frazione di gioco che i toscani iniziano in avanti. Ora Bargelli, Kocevic, tiro di casa che sorprende, tiro di casa che sorprende Gabriele Randes, tiro francamente non irresistibile, anche piuttosto defilato rispetto allo specchio della porta. Andrea Dall'Aglio, Vujinic, gran gol, ancora un sottomano da parte di Vujinic, fondamentale. E questa sera, insomma, lo vede particolarmente ispirato. Grandissima rete da parte di Vujinic. Una frustata di polso che non ha lasciato scampo al portiere senese. Pavani. Casa è riuscito però a infilarsi, rete probabilmente non convalidata da parte degli arbitri per invasione, ma tiro da 7 metri che Nikocevic si appresta ad eseguire. Ancora una volta Randes contro Nikocevic, la prima volta Nikocevic ha segnato e anche questa volta non sbaglia. Più uno per Siena. Molteno, ecco, se un appunto possiamo fare alla squadra padrone di casa è quella forse di aver di non aver lavorato in modo perfetto in difesa, effettivamente 15 gol, però insomma lo stesso varrebbe anche per Siena, Ancora scambia il pacchetto centrale moltenese, Daniele Soldi, il Kocevic commette un fallo sotto gli occhi del direttore di gara su Marco Knezevic. Molteno, buon contratto Molteno, non Andrea Dall'Aglio, non riesce a recuperare palla, di nuovo in avanti Siena, questa volta angolo buono e non c'è nulla da fare per Randes. Gaeta, Gaeta più 2 per Siena, superiorità creata dalla squadra bianconera, nulla da fare per Gabriele Randes. Questa volta gestita male la palla in avanti da parte di Molteno e ha dato la possibilità a Siena di operare un contropiede sostanzialmente. Insomma.
ancora fallo su Daniele Soldi. Non è il primo fallo, gli arbitri, come dire, adesso tempo fermato, ma gli arbitri sono stati abbastanza indulgenti con, devo dire, con la difesa senese. È vero che sono stati comminati due sanzioni da due minuti che Molteno non ha sciaguratamente, di cui Molteno non ha sciaguratamente beneficiato, questo, come dire, Molteno è solo recitare a mea culpa, però su qualche intervento, insomma, i limiti della regolarità, gli arbitri, insomma, non sono intervenuti, hanno preferito lasciar giocare. Tiraccio questa volta di Marco Knezevic, era sotto pressione, questa palla potrebbe essere pericolosa, attenzione, perché un vantaggio eventuale, eccolo qua. No, grande Carlo Sperti, però la palla viene recuperata da Siena, grande Gabriele Arandes, chiedo scusa, palla recuperata però da Siena, che ha la possibilità di nuovo di andare, insomma, a concludere. Vediamo come verrà sviluppata. Nikočević preferisce gestire la palla. No, questo pallaccia, Bargelli non sbaglia. Non sbaglia, stavolta più 3 Siena, potrebbe essere un vantaggio già abbastanza consistente. Evidentemente Branko Dumnić ha strigliato i suoi nell'intervallo. Ancora una palla persa da parte, questa volta, di Daniele Soldi. Non forza giustamente Siena, preferisce gestire la palla e con calma tentare la conclusione. Corretta l'interpretazione, il mio modo di vedere, non c'è fretta, sono più 3. Tiraccio questa volta che Gabriele Randes bene intercetta. Vucinic questa volta, Vucinic, sfondamento clamoroso di Nikočević, palla per Alonso che spreca malamente una palla d'oro per... di nuovo Siena questa volta Vucinic questa volta Molteno torna in avanti, questa volta non difende bene, dicevamo, qualche problemino tecnico intanto. Molteno sempre davanti. Andrea Dall'Aglio tenta l'entrata. Vengono fischiati 9 metri, ma di nuovo, ecco qua. Ripristinato nel frattempo anche il collegamento, chiedo scusa, ma io non avevo ritorno in cuffia, quindi Molteno di nuovo in avanti. Carlo Sperti, gran gol Marco Knezevic, sesto gol. Ancora Pasini però, più 3, Molteno sta
sta cadendo in queste superiorità, in queste, questa ricerca di superiorità numerica da parte di Siena. Poi alla fine della pallamano quello è la ricerca della superiorità numerica. Molteno sta su questo inizio di secondo tempo. Questo è questa, meno male, no, adesso voglio dire, questo l'arbitro stava soprassedendo anche a questo clamoroso fallo. No, oh, tiraccio da parte di Vujinic, tiraccio. Qualche buona conclusione da parte di Alexander, ma anche un paio di... Gabriele Randes questa volta prende, però vedete, Molteno ancora una volta la squadra di Siena è riuscita ad andare al tiro in superiorità numerica, e questo per Molteno non va bene, deve cercare di mettere, di recuperare un po' di tranquillità e di mettere un po' di ordine nella sua propria azione difensiva. Meno 3 ancora un risultato recuperabile, ma certamente occorre più no, palla persa doppia da parte di Kocevic. Al centro Alexander Vujinic è spostato sulla parte laterale Marko Knezević, che ora si riporta nella sua. Sfondamento fischiato a Daniele Soldi, francamente discutibile. Non sbaglia Bargelli, non sbaglia invece Bargelli. 20-18 più 4 per Siena. Time out richiesto da Onelli. Gli arbitri richiamano le squadre sul terreno di gioco, ricordiamo il time out richiesto da Salvatore Onelli. Vediamo se, ecco qua, si riprende. Tanto sono trascorsi già 10 minuti da parte del secondo tempo, più 4 risultato, vantaggio già importante per Siena. Vediamo se Molteno riuscirà a ricucire il gap dopo aver impattato molto bene per tutta la gara sostanzialmente. Gligic, una volée tennistica da parte di David Gligic. Una volée tennistica fatta pelo d'erba, insomma pelo di tappeto, efficace però, quindi meno 3 per Molteno, 22-19 per Siena, che si riporta in avanti. Kocevic. Ma adesso francamente è una cosa incredibile, un fallo evidentissimo, l'arbitro stava
non si riesce a capire, ma l'arbitro stava quasi addirittura lasciando correre, ma voglio dire, ci ha ripensato all'ultimo momento, ha detto ma forse un falletto, cioè, ma vabbè, comunque si riprende. Altra decisione da parte del direttore di gara, quantomeno tardiva, ecco, diciamo così, ma passa anche insicura, insomma, voglio dire. Si riprende la gara. Soldi. Questa volta Dall'Aglio riesce a recuperare la palla, ma non a concludere. Azione sprecata da parte di Molteno, che aveva la possibilità di portarsi quantomeno a meno 2. Niente, Dall'Aglio non è riuscito a impattare, quantomeno ha concluso fuori. Una palla difficile, peraltro, difficile recupero. Ah, ancora Pasini. Pasini è una mina vagante, è una spina nel fianco da parte della difesa moltenese, che si è fatta questa volta, però devo dire, si è fatta uccellare in modo. Intanto due minuti, doppio pivot, chiedo scusa, doppio pivot, quindi extra player per Molteno che sta giocando in 7. Bella palla di David Grigic, palla appoggiata da Marco Knezevic per David. Ottimo fondamentale da parte di David Grigic, notevole la crescita di David in quest'anno, è davvero davvero molto buone le sue prestazioni sia in fase difensiva che in fase d'attacco. Più aggressiva la difesa di Molteno questa volta, più aggressiva, ecco qua Gabriele Hernandez sul tiro da fuori. Molteno è benissimo, Marco Knezevic bene fa a non affrettare l'azione, perché il rischio di vanificare, insomma, la palla recuperata c'era. Ancora Vucinic questa volta David Grigic colpisce la traversa su una palla. Gabriele Randes, ancora lui, ma palla sprecata da Molteno in avanti, un po' sfortunato anche questa volta David, altra palla recuperata bene, ma il rimbalzo è finito sulla faccia della traversa, insomma, poi è tornato in campo. Rientra nel frattempo al posto di Vucinic, entra ancora David Grigic. Combinazione Knezevic, Grigic, tutta serba. Davide Grigic, ricordiamo, cittadino italiano ma di origine serba. Ah, questa volta 2 minuti a Edoardo Dell'Orto, francamente non sappiamo perché Gaeta è riuscito questa volta a perforare Gabriele Randes. Più 3 per Siena, qualche sbavatura da parte di Molteno in avanti ha permesso di ancora Gioele Mella in ala. Extra player da parte di Molteno, quindi portiere porta libera, portiere in panchina. Questo francamente è rigore. Ora comincia a essere imbarazzante commentare, però ragazzi, questo è rigore, non c'è niente da fare. Vabbè, comunque niente, si riprende. Ah, facile questa volta Bargelli commette
Vangeli commette doppia da solo in contropiede, è riuscito a commettere, gli arbitri non se ne sono accorti, vabbè, comunque rete per Siena 25-21 più 4. Abbastanza, guardate, diciamo curiosa, la finiamo lì, ma insomma. Palla persa comunque malamente poi da Daniele Soldi, che ha iniziato questo. Ancora Reda Ellin. Gelli di nuovo. Molteno sta perdendo una marea di palle in avanti e francamente così facendo ora d'accordo siamo eravamo in inferiorità numerica, quindi ha tentato di fare, però insomma troppe palle perse. Niente, riprende Molteno, questa volta Daniele Soldi tenta, bello il tiro di Daniele Soldi, ma colpisce la parte superiore della traversa e niente da fare, va fuori. Palla ancora a Siena, uno spaccato di partita gli ultimi 5 minuti che stanno indirizzando la gara nettamente a favore degli ospiti, quindi a questo punto Molteno deve recuperare un pochino di tranquillità, non deve cadere nella tentazione di affrettare casa che effettua un tiraccio questa volta, insomma ci dà una mano Molteno sulla ripresa, vediamo se riuscirà ad approfittarne Molteno. Tanto Redaelli è entrato in campo al posto di Vucinic da un po', tiro incrociato da parte di Giacomo Redaelli, bella la penetrazione, buono anche l'angolo di tiro, direi un po' scolastico il tiro sul secondo palo, il portiere si è piazzato sul secondo palo prima ancora che partisse il tiro e Giacomo l'ha centrato. Ora sospensione ancora per la pulizia del campo da parte degli arbitri. Ripresa del gioco, ancora Bargelli, nona rete per Bargelli, ragazzi, altro che Nikosevic, altro che Marrocchi, insomma, alla fine tenta Daniele Soldi l'ingresso in angolo abbastanza chiuso, fermato 9 metri. Molteno sta pagando dazi in questo secondo tempo, evidente il deficit. Marco Knezevic, scambio Knezevic, Soldi, vincente, sempre più 5 per Siena, però stacco importante. Nove metri per Siena, casa, questa volta palla
sprecata da Siena. Molteno riparte, vediamo se riusciranno i ragazzi di Molteno a ancora. Marco Knezevic, ottava rete per lui, meno 4 per Molteno, e time out richiesto da Branko Dumnic. Ci sentiamo tra un minuto. Si riprende dopo il minuto di sospensione richiesto da Siena, da Dumnic. Molteno con doppia marcatura uomo. David Grigic su Nikocevic e Redelli su Marrocchi. Grande parata ancora di Gabriele Arandes. Tentativo di segnatura da parte di Knezevic, non andato a buon fine, è entrato forse anche un po' sbilanciato, devo dire. Casa in questo caso, troppo larga la difesa moltenese, purtroppo ha pagato dazio questa volta nelle marcature uomo. 28-23, Casa non ha perdonato Gabriele Arandes. Ora extra player per Molteno, quindi doppio pivot, vediamo se Molteno riuscirà a ridurre almeno quantomeno lo svantaggio, ma certamente queste azioni in seconda fase in contropiede, tiro molto bello tecnicamente da parte di Daniele Soldi, toccato con la punta del piede da parte di Leban, quindi palla recuperata da Siena. Questa volta l'arbitro fischia rigore, intanto il tempo è fermo, questa volta fischia rigore. Ora sarà anche opinabile, ma era la stessa azione di Marco Knezevic. Ora francamente non so che cosa abbia fischiato, che credo abbia fischiato un'invasione da parte della difesa moltenese. Kocevic, non sbaglia. Kocevic non sbaglia. 29-23, ora il risultato è severo da parte di Molteno, francamente, da parte di il vantaggio di Siena è francamente piuttosto severo. E ora commentare 6 gol di svantaggio a questo punto è abbastanza difficile, perché sembra che insomma ci sia stata una ma questo però, allora attenzione, io non so cosa abbia fischiato a 7 metri 9 metri, ma anche questa, avete pazienza, non può essere un'azione, allora o è 7 metri perché
probabilmente hanno calcolato che David Grigic non aveva il possesso del pallone, quindi è stato concesso solo 9 metri, ma insomma, è abbastanza imbarazzante la cosa. Intanto Knezevic riduce a 5 lo svantaggio di Molteno, però insomma, voglio dire, sono insomma di difficile interpretazione alcune decisioni francamente da parte del direttore di gara. Io insisto, ma Gaeta, invasione fischiata a Siena, ora Molteno torna, palla non recupera, non ricevuta bene da parte di Soldi, però recupera. Ah, bel tiro da parte di Marco Gnezzevic, ma stavolta Leban era sulla traiettoria e recupera. Stavolta Molteno deve oggettivamente forzare, altrimenti insomma, mancano 5 minuti, non può permettersi di giostrare un'azione in tranquillità. Deve forzare, in questo caso ovviamente le difese hanno gioco facile. Bello però il tiro di Marco Knezevic, bella anche la parata di Leban. Siena che invece di contro può soltanto fortunata questa azione da parte di la palla è rimbalzata in ala, davvero recupera però bene. Stavolta dovrebbe forzare la seconda fase Molteno, questa volta sì, va forzata. Niente, Molteno opta per un'azione più ragionata, e adesso non ci sono alternative, tra l'altro ovviamente le difese sono schierate. Marco Knezevic, attenzione, fallaccio di casa, questo non è soltanto un due minuti, questo è un fallaccio. Ora vediamo gli arbitri che cosa decideranno. Rosso perché, ma è normale, è corretto. Corretto. Ora punteggio è 29-25, la gara sembra indirizzata, insomma la direzione è quella. 4 gol da recuperare in tre minuti, in poco più di 3 minuti, insomma 3 minuti e 50. Però insomma, questa volta siamo d'accordo con gli arbitri, abbiamo detto in diretta, un fallaccio, come dire, clamoroso di casa con Molteno. Immagino che adesso opterà per una difesa ancora più aggressiva, spero. Ora Nikocevic è a uomo. Francamente non c'è passivo, è imbarazzante, guardate, io non riesco, cioè il tentativo da parte di Siena di liberarsi della difesa moltenese è, mi sembra, chiaramente in difficoltà. Gran gol di Redaelli, meno 3, mancano 3 minuti, vediamo se con la difesa aggressiva, con la difesa uomo, Siena riuscirà lo stesso a gestire il vantaggio. Per amor di Dio, 3 gol di vantaggio sono davvero tanti, un bel tesoro, però in questo caso sfondamento da parte di Siena. Molteno ha un'altra palla per tentare di ridurre. Ecco Marco Knezevic, ancora un fallo, ma tutte le volte la difesa di Siena agisce in modo, come dire, quantomeno scriteriato. Questo era un altro fallaccio. Comunque si riprende, però Molteno ha perso una transizione importante che era quella della seconda fase per riuscire a ridurre di nuovo. Carlos Per
di rete, rete di Carlo Sperti. Il pallonetto questa volta c'è, 29-27, finale che miracolosamente Molteno riesce a rimettere in discussione con una difesa molto aggressiva, vediamo Siena come si comporterà. Ma io adesso voglio dire, Dumnic chiama il time out per recuperare un po' le idee, quindi ci sentiamo tra un minuto. Si riprende, gli arbitri richiamano le due squadre sul campo. Ora vediamo come gestirà questo minuto e 42 secondi di residuo tempo, come gestirà Siena. Probabilmente cercherà di recuperare almeno il terzo gol. Molteno immagino che proseguirà con una difesa molto aggressiva, per ora ha dato buoni risultati questa difesa. Attenzione, rete, ce l'ha fatta questa volta Carlo Sperti. Carlo Sperti spinto fuori dal campo. La palla finisce tra le braccia del portiere. Per gli arbitri è tutto corretto, quindi più tre per Siena e palla Siena. Ora sarà davvero difficile per Molteno riuscire a Marocchi tra l'altro ha segnato proprio questo gol, che rischia di essere, anzi è sicuramente un gol molto importante, perché Siena si porta a 3 ormai, a un minuto dalla fine. Insomma, voglio dire, ecco qua, altra rete di Nikocevic, la partita sostanzialmente si chiude qua, 31-27 Molteno. Vediamo se riuscirà a fare qualche altra. Gioele Mella concede la palla ancora a Barcelli. Ultime battute, 30 secondi, 4 gol per Siena. Siena porta a casa questi due punti. Molteno ha il merito di essere sostanzialmente stato sempre in partita, tranne qualche minuto, sono davvero 5-6 minuti a metà del secondo tempo. Ora anche questo tentativo di Gabriele Randes, un tentativo velleitario, la palla viene fermata e si aspetta solo la sirena finale che arriva adesso. Quindi Siena batte Molteno 31-27, bella partita. Secondo tempo per Siena più che per Molteno, evidentemente, però Molteno ha dimostrato di rimanere nel solco delle gare, delle buone gare fatte, disputate sia con Cassano sia con Trieste. Diciamo che qua è mancata un pochino di freddezza, qualche errore di troppo, sospendiamo il giudizio anche per quanto riguarda qualche decisione arbitrale, ma insomma poi alla fine quello che conta sono 31-27
per Siena e quindi Molteno resta al palo. Ci sentiamo più tardi per le interviste. Thank you.
Branko Dumnić, che è venuto, è arrivato ai nostri microfoni in modo sollecito. Grazie, grazie Branko. Un commento intanto a questa gara, forse non così semplice, insomma, come sembrava. Io sapevo che non sarà una partita semplice, ma una buona squadra sicuramente non merita quello posto di classifica, sicuramente. Io sono convinto che Molteno può fare molto meglio. Una buona squadra e credo che loro hanno possibilità, hanno capacità di salvarsi, sicuramente. Una partita, quella di stasera, che si è risolta sostanzialmente ad inizio, nel primo quarto d'ora del secondo tempo, dove Siena ha evidentemente serrato i ranghi, forse qualche suo consiglio nello spogliatoio è servito per dare più concentrazione probabilmente ai suoi ragazzi. Sì, è vero, primi 15 minuti del secondo tempo abbiamo cambiato un po', primo tempo siamo entrati un po' piano, leggero, così non abbiamo gestito certe situazioni, quando siamo andati più due abbiamo subito gol facili, invece quando siamo rientrati in campo secondo tempo siamo stati più concentrati di certe cose che abbiamo parlato, abbiamo giocato meglio difesa e abbiamo fatto qualche gol facile, qualche palla rubata che si paga dopo quando perdi la palla in attacco. Sicuramente Molteno è pagato questo, proprio 4-5 palle perse in attacco, 4-5 gol facili, e quello ha fatto differenza. Vero, verissimo. E sotto questo profilo è venuta fuori l'esperienza, il mestiere di Siena sicuramente. Da qui in avanti, progetti di Siena? Progetti di Siena non ci sono proprio, dobbiamo pensare partita a partita, purtroppo per Covid, anche per impegno in Europa, noi siamo obbligati ora di fare ogni 3 giorni la partita, dunque da 28 fino a 19 dobbiamo fare 7 partite, abbiamo fatto 5, mercoledì ce l'abbiamo già un'altra e poi sabato di nuovo in casa con Bressanone. Recupero, così è dura, molto dura, sapete bene che nessuna squadra in Italia che non ha rosa lunga, neanche noi ce l'abbiamo ragazzi giovani, ma finora stiamo facendo bene, ora dobbiamo godere questa vittoria e cercare di riposare ragazzi per mercoledì, andiamo a Cingoli mercoledì. Cingoli, un'altra gara apparentemente semplice da testa coda, in realtà come dicevi prima di gare semplici non ce ne sono. Questo campionato è molto equilibrato e anche per questo Covid sapete bene come si ferma, non si allena, tutto questo, dunque non si può sottovalutare nessuno. Non solo per Covid, ma anche per qualità di queste squadre che sono basse in classifica, hanno qualità, come ho detto anche Molteno, anche Cingoli, buona squadra e ogni partita è dura. Bene, allora in bocca al lupo a Siena per il prosieguo del campionato e per gli impegni internazionali. Grazie, in bocca al lupo anche Molteno. Grazie, Branko. Prego, grazie. Buona serata. Arrivederci. Allora, Salvatore, commentiamo un'altra sconfitta, ma un'altra prova, direi, orgogliosa da parte di Molteno, dopo quella di Trieste, sfortunata per certi versi, insomma, è un peccato chiudere 2 gare giocate bene e con molta voglia, con molta determinazione, ma i punti sono quelli e quindi... ottima partita di Molteno, l'inizio del secondo tempo a Molteno ha pagato un po' dazio. Sì, è vero. Diciamo che nel secondo tempo non potevo mettere in campo la stessa difesa del primo tempo se volevo giocare con Alex Terzino e quindi ho dovuto un po' perdere un pochino in difesa per guadagnare in attacco, ma loro non ti perdonano nulla, quindi... abbiamo una coperta un po' corta da questo punto di vista e quindi lì abbiamo sofferto un pochettino. Questa è una squadra, Siena, che comunque non ti perdona, se vede un minimo punto debole ti punisce. Oggi sono stati comunque bravi, bisogna dare atto a loro che sono stati, nonostante giocano una partita ogni 3 giorni, sono stati bravi, hanno corso anche oggi, hanno fatto gol in velocità anche oggi, quindi
bravi loro comunque per certi aspetti. Abbiamo visto quest'oggi qualche scelta un po' inusuale, Gioele Mella in ala è una di queste, qualche è dettata da qualche ragione particolare, da qualche infortunio, da qualche, o è stata proprio una scelta in questo caso come è andata? Sì, è stata una serie di cose, prima di tutto trovare un equilibrio difensivo, e se consideriamo che noi anche oggi abbiamo fatto un solo tiro dall'ala, quindi alla fine puoi giocare anche tu alla sinistra, non cambia molto, no? Però recuperavo in difesa un difensore che per noi è fondamentale, quindi la scelta è stata dettata da questa cosa. Gioele comunque sa tirare dall'ala, non è che non sa tirare dall'ala, quindi è stata questa. Ho cercato di alternarli tutti e tre, comunque anche un po' con Samuele e un po' con Esteban non sta benissimo e l'ho tenuto un po' a riposo anche per sabato prossimo, e principalmente per un motivo difensivo. Molteno deve proseguire su questo solco, evidentemente ormai è una, come dire, considerazione che fanno in molti. Molteno, il gioco di Molteno, la squadra di Molteno non merita questa posizione in classifica, quello che esprime, per quello. Che cosa ancora dobbiamo, a parte abbiamo impattato avversari, sono stati impattati avversari di livello e quindi adesso, come dire, ci si approccerà con squadre apparentemente meno coriacee, insomma, ecco. Ma che cosa manca ancora per riuscire finalmente a sganciarci da questa posizione? Manca sicuramente poco, molto poco, perché ci siamo. Oggi è stata anche oggi una questione di episodi, c'è stato fondamentalmente un break che ci ha steso e non siamo riusciti poi più a recuperare, però la cosa buona è che lottiamo fino all'ultimo secondo, anche oggi fino all'ultimo secondo proprio ci tenevamo a ridurre lo scarto e andare avanti. Manca un po' il calendario migliore sicuramente, perché comunque sì, a Trieste era praticamente fatta, è chiaro che bastava segnare l'ultimo tiro, parlavamo di un'altra cosa, no? Quindi a Trieste sono stati episodi, qui è stato un break dove ci ha tagliato un po' le gambe, però io sono sicuro che stiamo crescendo, anche oggi rispetto a Trieste siamo cresciuti molto. A Trieste in attacco facevamo una certa fatica, eravamo un po' impacciati, oggi eravamo molto più fluidi, soprattutto il primo tempo, e abbiamo lavorato solamente un giorno rispetto alla partita di Trieste, quindi con un giorno di allenamento in attacco siamo riusciti già a dare un po' di fluidità. Io penso che la prossima settimana che possiamo lavorare un po' di più, abbiamo buone chance con Pressano sabato prossimo. Appunto, la prossima settimana recuperiamo con Pressano. Pressano potrebbe essere un avversario diciamo un pochino più alla portata di Molteno. Stiamo parlando sempre di squadre di un certo livello. Ecco, però c'è necessità che Molteno prosegua su questa falsa riga. Poi ci sarà il recupero della partita di Siracusa e sarà un'altra cosa. Quindi per Pressano Molteno sarà ancora qua con la stessa determinazione. Sì, sì, io sono sicuro, perché ormai questa ce l'abbiamo dentro. Si vede, si è visto oggi, si è visto a fine partita, anche io non ho detto nessuna parola, hanno parlato i ragazzi, quindi sanno benissimo e hanno detto parole giustissime. Quindi la mentalità c'è adesso, sono sicuro che continueremo ogni partita in questa direzione, quindi abbiamo una settimana in più per lavorare, qui ogni giorno per lavorare in più è oro, quindi miglioreremo sicuramente ancora di più il prossimo sabato e cercheremo poi, sta a me, trovare le soluzioni giuste per cercare di vincere. Molto bene, grazie Salvatore, in bocca al lupo per il proseguo del campionato. Grazie.